E rientriamo in diretta perché con grande piacere che vi presentiamo il nostro prossimo ospite, lo vedete già inquadrato, Paolo Masetti, sindaco di Montelupo Fiorentino, ma presente qui oggi intanto come delegato, e questo già lo sapevamo, alla Protezione Civile per l'Unione dei Comuni in Polese Valdelsa, ma anche dallo scorso autunno delegato nazionale ANCI, ovvero Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, alla Protezione Civile. Buongiorno Paolo. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno carissimo, è un piacere rivederti, guarda, anche se insomma a distanza ovviamente, ma riproponendoci poi di rivederci dal vivo, dai. Allora, caro Paolo, assolutamente. Allora, intanto vogliamo insomma così dirti che è un piacere rivederti e farti anche i complimenti per questa tua nuova anche come dire responsabilità, no? Perché insomma essere poi delegato nazionale alla Protezione Civile ovviamente comporta delle responsabilità maggiori per te, che sei un vero esperto in questo campo, perché la Protezione Civile è un tema fondamentale e lo sarà anche per noi di Radio Lady, perché già tu tempo fa, ricordi, no? Facevamo proprio un programma qui in presenza e pensavamo appunto che è arrivato il momento di riproporlo. Ripartire. Giusto Paolo? È una bella cosa questa, è una bella cosa. Anche per chi ci ascolta è bene che sappia che anche il codice di protezione civile del 2018 ha ribadito che ogni cittadino fa parte della protezione civile, cioè non è che la protezione civile sia una cosa terza e basta, e quindi è bene che ognuno di noi abbia consapevolezza di cosa vuol dire farne parte, di cosa si può fare ognuno nel proprio piccolo o grande che sia, perché ogni contributo è il benvenuto per far sì che la macchina della protezione civile sia il più efficace e più efficiente possibile. È vero, è vero. Allora, per questo partirà da mercoledì prossimo, ti lascio nelle grinfie della Ferniani, caro Paolo. Ti abbiamo litigato un po', diciamo la verità. Sì, là, sì, però alla fine l'ho spuntata io, anche per anzianità, perché protezione per civile anzianità, non dà. Molta anzianità. La facevi con me e quindi abbi pazienza. Quindi, voglio dire. Vabbè, ha vinto. L'ho lei, visto prima per, io. Non lo so, comunque. Ogni mercoledì, ogni 15 giorni, quindi un mercoledì sì, uno no, dalle 10.10 alle 10.30 torna Protezione Civile in onda. Quindi spiegheremo che cos'è un'allerta meteo, chi la emette, come funziona il cosiddetto sistema di allertamento, quali sono i maggiori rischi per i vari territori, come dobbiamo comportarci, cosa dobbiamo sapere, quali sono anche le cose da conoscere per da mettere in pratica qualora ci trovassimo, no? Paolo, in diciamo così, una situazione di emergenza, no? Quindi sono tanti temi che tu tratti anche con gli studenti, insomma hai incontrato anche molti studenti, no? Parlando proprio di protezione civile, giusto? Sì, a me piace poi raccontarla molto, era il mio lavoro prima, quindi è una cosa a cui sono molto legato, è un tema che sento molto molto caro, ecco. Quindi raccontarla e trasmettere quelle conoscenze che io ho, perché ho avuto l'esperienza che ho avuto, è una cosa che mi fa molto piacere. Mi fa piacere farlo in una radio che fin da subito si è data, si è messa a disposizione per questo. Io vi devo ringraziare pubblicamente, perché non è cosa così scontata. Quando ho avuto bisogno della vostra radio, perché della nostra radio, per comunicare, voi c'eravate, ci siete sempre state. Quindi è una cosa bella questa, vi fa veramente onore. Si fa una cosa insieme e credo sia utile. Speriamo di farla in modo leggero, ma tanto sicuramente sarà così, quindi non sarà niente di pomposo, di autoreferenziale, né di particolarmente ufficiale, ma si racconta con grande tranquillità che cos'è la protezione civile e con un po', spero anche con un po' di simpatia, visto che ci piace scherzare. Vabbè, quello sicuramente. So già uno dei primi commenti che arriveranno. Sì. Che magari c'è un'allerta arancione, poi non è successo nulla di catastrofico e diranno: "E allora perché hanno voluto mettere arancione, rosso?" Ah, ma si spiega. Si spiega. Quante volte perché? È vero, ti ricordi quante volte l'abbiamo dovuto dire con quello tipo allerta rossa, ma che poi ora con i colori
colori molto... anche per l'emergenza Covid, no? Ci siamo allineati ai colori dell'allerta meteo, no? Così. Siamo alla follia fra i colori. Davvero. Un mondo non per daltonici. Sì, è vero. Un mondo non per daltonici. Oggi siamo in regione magenta. No, poi scusa, c'è il... questa la rivendo. Sì, guarda, è la prova è che chi ha scelto i colori è sicuramente un maschio. Perché siete state molto più articolate. Noi sì. Colori primari. Sì. Color Tiffany, c'è stato un periodo che andava in color Tiffany. Che non ho idea di cosa sia. No. È un verde acqua celestino, è un color Tiffany. Già verde acqua celestino. Già ti mette in crisi. Già verde acqua celestino. Davvero, oggi siamo color oggi indaco. Sì. Oggi sì, noi però. Comunque, Paolo, con te si può anche scherzare. Vedi, su temi interessanti. Con me avresti fatto molta più ascolti. No. Con lei, anzi, gli ascolti sarebbero affossati perché è un ignorante. Insomma, non è detto che non la copi da qua mercoledì, stai tranquillo. Sì, sì. No, ora diciamo, mi fa fuori. Cristina e Serena, mi avete proprio messo nel mezzo. Sei nel mezzo, anche in video, perché vedi, sei nel mezzo, chi sta guardando la diretta Facebook, è vero. Tu sei nel mezzo, conteso proprio. Conteso, ti dico una cosa, mi impaurisce. Bravo, fai bene. No, lo diciamo anche per i tanti... A parte gli scherzi, dicevo, io vi ringrazio davvero anche a nome dell'Unione, perché io sono delegato per l'Unione. L'Unione è nazionale, quindi... E poterci dare e nazionale, anche toscana, dire la verità, anche anci toscana, perché non mi manca neanche quello. Certo, fa tutto però, te, Paolo. Sì, come dico sempre, per scherzo, mi manca San Marino. Però non è detto, magari, insomma, qualche Vaticano, ne parliamo. Accordo fra stati. Ci sto lavorando. Allora, vabbè. Partirete mercoledì 19, prossimo, ogni 15 giorni, dalle 10.10 alle 10.30, per ora in videochiamata, poi... E poi spero di averti poi in presenza. Me lo auguro di cuore, e io mi auguro anche che chi ci segue... Ci seguo anche in quella circostanza. La promessa è davvero di fare una cosa leggera e simpatica, ma anche di contenuto. Ovviamente. Perfetto, grazie Paolo Masetti, appuntamento con te mercoledì prossimo su Radio Lady, perché torna Protezione Civile in onda. Grazie Paolo. Ciao Paolo. Un bacio, a mercoledì. Ciao.